Il big match intera capitolina della 31esima giornata del Pineto perde per 2-0 contro i padroni di casa del Trastevere. Dopo il vantaggio capitolino firmato Alonso al 23esimo su calcio di rigore, nel secondo tempo Crescenzo raddoppia per i Granata. Prossimo turno sfida casalinga per i biancazzurri contro il Porto d'Ascoli. La partita incomincia con il consueto equilibrio tra le due compagini. Al 22esimo arriva il primo momento spartiacque. Patatrac della difesa biancazzurra, tocco di mano di Nonni e calcio di rigore dal dischetto. Alonzi beffa Mercorelli che intuisce ma non riesce a deviare. I rivieraschi provano a contrattaccare. Azione fotocopia, Santo Vito tocca con il braccio ma per Vailati di Crema tutto regolare tra le proteste ospiti dalla parte opposta De Costanzo. Cross radente in aria nella carambola, ultimo tocco di Cervoni che c'entra il palo. Nuovamente gli abruzzesi inferociti spingono. Allegretti prende la mira, Semprini a branca. A fine primo tempo ancora il Pineto consorte, va sul fondo e pesca Giambè, cioccolatino al centro ma Minincleri non riesce a scaraventare in fondo al sacco. A una manciata di secondi dal termine ancora un'occasionissima per i teramani, Losicco al centro, parapiglia nel cuore dei 16 metri locali ma ancora super Semprini nega il pari a Di Filippo. Nella ripresa la sfida prosegue sempre sui binari dell'equilibrio. I trasteverini potrebbero raddoppiare l'Oporto Uncino. Mercorelli vola e devia in corner. Il match non conosce sussulti e scivola via. A 10 dal termine su corner nessun biancazzurro riesce a confezionare l'agognato pareggio. Gol mangiato, gol subito su erroraccio della difesa ospite. Crescenzo con un pallonetto deposita il pesantissimo 2-0 nel finale. Prima Braghini spara alto e successivamente Emili non riesce a beffare Semprini. Domenica amara per i biancazzurri che possono però rifarsi tra una settimana contro il Porto d'Ascoli. Sì, un'analisi perfetta. Gli episodi come sempre determinano le partite. Abbiamo subito un rigore un po' dalla mia posizione, non è che ho potuto vedere bene, però poi l'inerzia della gara è cambiata e Trastevere giocava di rimessa, noi dovevamo fare la partita di equilibrio. Ci abbiamo provato, soprattutto nella prima frazione, in due o tre circostanze abbiamo avuto l'opportunità per pareggiare. Anche prima di subire il 2-0 abbiamo avuto un'opportunità importante con Maio da vicino alla porta, purtroppo e non abbiamo concretizzato, però accettiamo sempre il verdetto del campo. Onore e merito al Trastevere, che ha fatto un'ottima partita, è una squadra forte, in campo molto difficile, i numeri parlano chiaro anche a favore loro, e in casa hanno fatto tantissimi punti e ci può stare, ecco, perdere su un campo difficile come questo di Trastevere. Adesso resettiamo tutto, da martedì prepareremo la prossima partita in casa con il Porto d'Ascoli. Incredibile contro una squadra fortissima, io avevo detto all'andata che secondo me il Pineto, siamo al Catania e alla Rosa, è la società migliore forse della categoria e lo confermo. Oggi dal vivo il Pineto mi ha impressionato, ma noi pensiamo che al primo tempo abbiamo fatto qualcosa di spettacolare. Ecco. Sì, però ho detto, io sembravo matto, anche quando prendiamo tanti gol dicevo che i ragazzi lavoravano bene, abbiamo preso gol veramente strani. Al ritorno stiamo facendo vedere quello che siamo in grado di fare, penso che questa è l'ottava nona partita di ritorno senza prendere gol. Purtroppo all'andata abbiamo preso tanti gol stupidi, però i ragazzi sono sempre stati fantastici, ecco. No, noi ci proviamo, l'ultima partita, quattro partite, mi sembra quattro vittorie, i ragazzi si allenano bene, noi le proviamo a vincere tutte quante, poi dopo vediamo che fanno gli altri, ma stiamo facendo benissimo, quindi io sono orgoglioso di quello che stanno facendo i ragazzi.